Non capisco come riesci a vivere in una casa come questa. Ma come, non ti piace? Piace a tutti. A tutti chi? Sei sicura che resista anche alla grandine? Stai tranquillo, sono infrangibili. Come? Ho detto che i vetri sono infrangibili. Ah. È successo tante volte, non si è mai rotto niente. Eh? È successo. Non capisco. Ne parliamo quando ha piovuto. Sì. Vada Caterina. Cosa c'è? Quando ti fa notte? Io lo so. Vada Caterina. Devi andare a letto. Quella luce, spegni quella luce. Ancora un disco, soltanto un disco e dormirò sognando te. Vada Caterina, cosa c'è? C'è la luna alta, io lo so. Dormono già tutti, spegna. Spegneti la dischi. Oh no, la finestra, chiudi la finestra, ecco l'alba, sta sorgendo l'alba, dormono tutti, dormono già tutti, giradischi, spegni giradischi, il pigiama, mettiti il pigiama. Non ti preoccupare, ha detto che i vetri sono tutti infrangibili. È Mustafa TRNF 104 che ha superato il muro del suono. Ah, sì? Ho avuto un fidanzato aviatore, so tutto sugli aeroplani. Ma tu quanti fidanzati hai avuto? Beh, mi sono andati male un po' di fidanzamenti. Ma non credere per questo che io sia una ragazza tanto facile, sai? Hai visto ieri sera quanto tempo ti ci è voluto prima di convincermi? Sì, sì, Pronto? Marta? Indovina chi è? Sono Gloria! Sì, sono a Roma, sono arrivata ieri sera. Adesso ti fermi un pochino? Come non sono contenta? Anzi, ti voglio vedere subito. Sì, io sto bene. Sto sempre disegnando. Sì, però ho cambiato soggetto. Mi sto dedicando ai ritratti di mio marito. A proposito, mi sono fidanzata. Beh, da poco ci siamo conosciuti ieri sera. Si chiama Fuffi. Beh, Fulvio. Combiniamo una sera tutti e quattro, così conosco anche tuo marito. No, questo è proprio simpatico. È un mezzo ambasciatore. No, no, ti prometto che non lo farò più. Sono appena guarita dal taglio dell'ultima volta. Allora, a mezzogiorno, Ciao, ciao. Cosa hai detto? Di che sei guarita, scusa? Qui al polso, lo vedi? Ah. Mi sono tagliato un po' di volte. Per i tuoi fidanzati? Eh sì, perché erano sempre sposati, non me l'hanno mai detto. D'altronde, come si fa a capire se un uomo è sposato o no? Certo, è difficile. Serenella, mi chiama la signora, per cortesia. Subito, ingegnere, bentornato. Suo marito, signora. Franco, meno male che sei arrivato, ero proprio stanca di aspettarti. La puoi smettere con quel coso? Dove sei? Ah, ti ho fatto una sorpresa, durante la tua assenza ho cambiato la mia macchina. Ma no, è stata un'occasione. Ti vengo a prendere? A prendere? No, è meglio che venga con il pullman della compagnia. Ma è lontano, prima che tu arrivi a Fiumicino, il traffico. Non ti preoccupare, vengo subito. Che fai, esci? Ho parlato adesso col Ministero degli Esteri, me l'aspettavo, devo ripartire. Oggi? No, subito, è scoppiata una grana fra il Libano e la Turchia. Mi porti con te? Ma che dici? Noi diplomatici, cara mia, quando siamo in servizio, niente donne. Non si tratta di Ella, sei tu che te li vai a cercare. Prima il subacqueo, poi il paracadutista. L'anno scorso ti sei fidanzata con un fakiro, scusa, e adesso questo mezzo ambasciatore. Ci mancava pure la grana della Turchia. E magari lì si troverà una turca. E a Beirut? Che donne ci sono a Beirut? Una libanese. Ah, una libanese, ma si può essere più iellate? Tu dovresti trovarti un tipo tranquillo, come ho fatto io. Guarda, sai dove abitiamo adesso? In una di quelle tre villette. E sai perché? Perché Franco vuole starvi vicino anche quando lavora. Ecco, vedi, il suo ufficio è là, a fianco del grattacielo. Se fossi gelosa con un cannocchiale potrei controllarlo sempre. Dico per ridere, perché sai, Franco è veramente un marito perfetto. Ecco, lo sta arrivando. Ma qual è lì? Quell'Alfa Rossa, la vedi? Ah, sì.
Fifi chi? Il mio ambasciatore! Ma quale ambasciatore? Vieni, ti devo dare una brutta notizia. Mi sembra impossibile, allora non solo non è partito, ma non è neppure ambasciatore. Te l'ho detto, non è ambasciatore e soprattutto non è scapolo. Buongiorno. Mi dispiace, Gloria. Ti sei fidanzata con mio marito. Ma come, hai sposato Fuffi? Non si chiama Fuffi, si chiama Franco. Vogliamo bere qualche cosa? Ma che succede? Non capisco. Marta, ci deve essere un equivoco. Marta! Marta, aspettami! Non sai come sono andate le cose. Scrivimi da Beirut. Non l'ho fatto apposta, ti giuro. Aspettami! Marta, ti voglio spiegare. Lo spiegherai al mio avvocato. Avvocato? Marta, ma che vuoi fare? Sono te la prendere. Non sapevo che Gloria fosse amica tua. Marta, non è stata colpa mia, è lei che ha insistito. Sali, ti accompagno a casa io. Arrivo! È stata una cosa fisica senza importanza! Devi essere superiore a queste cose! Ah no! Io ti pianto! Preferisco separarmi! No, ti scongiuro! Non posso vivere senza di te! Apri! Che piano è questo? E questa volta non suicidarti. Hai ragione, non ne vale la pena. Eccomi! Aiuto! Mamma mia, era l'ultimo piano. Marta, quello che conta è l'amore. Cos'è la fedeltà? Pensa quante coppie si sono fedeli e non si amano. Tu mi perdoneresti? Ma certo. Va bene, allora ti perdono. Ma una condizione. Dimmi. Ti faccio le corna anch'io. Ma io te le ho fatte una volta sola. E anch'io te le faccio una volta sola. Cosa credi? Ma non posso accettare. Io sono un uomo. Marta, io ti amo. Anch'io ti amo. Di questo puoi essere sicuro. Sì. È questo che conta, no? Sì. Cos'è la fedeltà? Allora accetti? Ma neanche per sogno. Tu mi devi perdonare. Hai il dovere di perdonarmi. Marta, lo fanno tutte. No, Franco, io non ti posso perdonare. Le donne sono uguali agli uomini, sai, te ne devi convincere. Quando ci si vuole bene, non ci sono cose che il marito può fare e la moglie no. Va bene, allora ti giuro che non lo faccio più. Se te lo giuro mi puoi credere, no? Guarda, te lo giuro sulla Bibbia. Questo è il Decamerone. Ma chi mi ha spostato i libri? Io non sono una moglie come tutte le altre. Ti piaccio per questo, no? Se ti perdono una volta, ce ne sarà una seconda. E una terza, una quarta, poi diventerai un marito qualunque, come tutti gli altri. Come il nostro vicino, eccolo lì. Di quelli che ne fanno di tutti i colori e poi dicono, tanto io voglio bene a mia moglie. Giusto, però anche se hai ragione si discute. Magari si litiga, ma poi si fa pace. Io non ho litigato. Ti ho fatto una proposta, non hai accettato. E perciò torno a Londra da mia madre. Oh, ma chi ti credi di essere? Lo capisci che non potrò mai accettare una situazione simile? È assurdo. Certo, un uomo e una donna sono uguali, l'ho sempre pensato, ma non fino a questo punto. Puniscimi in un altro modo, non lo so, pensiamoci un momento insieme. Magari non vado alla partita per un paio di domeniche. Se vuoi, la sera invece di leggere a letto, chiacchierò un po' con te. Sei contenta? Marta, non sarai mica scappata. Il passaporto. Un momento solo, devo dire una cosa a mia moglie che va a Londra. Mi dispiace, non è possibile. Me la puoi chiamare lei allora? Io. E come faccio? Attenzione, l'Italia annuncia la partenza del volo 008 per Parigi, Londra e New York, uscita numero 4. I passeggeri sono pregati di tenere pronta la carta d'imbarco all'uscita numero 4. Attenzione, ripeto, ultima chiamata per il volo all'Italia 008, Parigi, Londra, New York. Scusi un momento, una cosa urgente. Marta, mi senti? Sono io, Franco, ti scongiuro, non lo prendere, non partire. Per una volta una donna deve essere pronta a perdonare. Fagli una prova. Sarà pubblicità. Noi ci vogliamo bene, no? E allora? No, no, deve essere un telefono. Senti, guarda il televisore. Ruggero, corri presto. Che è successo? Tieni un momento in cabina, aspetta. Marta, ho poco tempo. Ti chiedo scusa per quello che è successo con Gloria, ma non sarai mica gelosa di quella cretina. E va bene, Marta, lo confesso, sono un mascalzone, basta che mi perdoni. Marta, accetto la proposta, accetto tutto, ma torna indietro. T'aspetta l'uscita, eh? Ci conto. Allora hai proprio deciso? Sì. Non ci vuoi ripensare? No.
Potrei almeno sapere con chi? Non lo so, guarda, dove, quando e con chi lo deciderò io. E ricordo inoltre che abbiamo la consueta visita dei nostri dirigenti esteri. La solita prassi, grazie. E finalmente domani partono. Io me ne vado in riunione, eh? Sei già in ritardo. Ah, e se telefona Marta, dille che mi hai trovato molto abbattuto. Cercherò di far sentire in colpa lei. Ah, non dimenticate che stasera devi andare a Lilton per il party. No, non me la sento. Dico a Marta che ci vai tu al posto mio. Il presidente ha incaricato te. Tu ci mandi me, fra poco ci mandiamo l'usciere. Ma che hai? Sei preoccupato? Beh, sai, è la prima volta che Marta mi tradisce. Lo preferisco più scollato davanti e più corto di due dita sopra il ginocchio. Va bene, come vuole lei, signora. E il vestito con le perline, pronto? Sì, quasi. È stato un gran lavoro, sa. Pensi che solo per infilare le perle abbiamo perso due giorni. Spero le piacerà. Vede, è quasi finito. Appena può me lo mandi, ci tengo a metterlo questa sera a un party. Voglio far fare bella figura a mio marito. Beh, è un vestito proprio eccezionale. Quando mi stanco ci farò delle collane. È un'idea. Su, svelta. Sa quante perline ci sono volute? 10.000. Ah, sì? Comunque domani me lo rimandi, così fermiamo meglio i punti. D'accordo. Ma è possibile non riusciate a trovare sei ragazze divertenti? No, 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 questo esula dalle mie competenze. Tocca a voi delle public relations. Sì, 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 gli hanno chieste 6 e me ne hanno mandate 5. E qui c'è il direttore di Hong Kong, che è furioso. Sì, ho capito. Ma se questa stella non poteva venire, potevate trovarne un'altra. Guarda se dovevi conciarti in questo modo per andare a un party ufficiale. Sono elegantissima e anche molto carina. Non ti sarei mica messa in testa di fare la stupida con quelli della mia società, per caso? Non ti preoccupare, vedrai che ti farò fare bella figura. Sarei stato più tranquillo se fossimo rimasti a casa. Franco, aspetta un momento, ti devo parlare. Sì. Pronto, resta al telefono, non te ne andare. Stella, finalmente cara. Come? Stella, scusami, io mi chiamo Max. Come va, tesoro? Che ti è saltato in mente di portare Marta? Perché, scusa? Non mi pare la serata adatta. Come ciao, sei? Ragazzi. Buonasera. Ciao. E perché non mi hai avvisato? Ma avevi detto che non venivi più. Senti, allora appena puoi cerca Stella, eh? Perché per ora forse ho rimediato. One. Senti, permetti un momento. One. Non vedi che sto ballando? Scusa, ti devo dire una cosa. Calma, l'ho vista prima io. Barman, Martini per cortesia. Basta, non mescolare tanta roba. Si è ubriacata, l'ha fatta apposta. Io non me la prenderei, tanto quello domani riparte. Sediamoci, caro, sediamoci. Vuoi dell'altro champagne? Te lo vado a prendere. Buonasera, Mr. Clay. Buonasera. How are you? Marta, io vorrei andare, sono stanco, mi è venuto un po' di mal di testa. Ti raggiungo più tardi, vai pure. Non mi puoi stare sempre con gli occhi addosso, siamo una coppia moderna. Almeno rimettiti le scarpe e stai composta. Guarda come si comportano le altre. Andiamo, su. Ma vuol capire che su. La signora sta con me, perché non si trova una ragazza pure lei? Ne ha una che si chiama Gloria. Ah. Che cosa voleva quello lì, cara? Mi voleva portare a casa su. Oh, come corre il giovanotto? Alla salute. Smettila di fare la cretina. E perché? A lei che importa? Se i signori dicono che ho le gambe storte, gli dimostro che non è vero. Suona qualche cosa di più sexy. Oh, no. Adesso basta, eh. Ma che succede? Di che cosa diavolo si invita quello lì? Che cosa vuole? Si è fatta andare abbastanza, no? Andiamo. Vieni via. Adesso tu me le rinfili tutte 10.000. Copriti. Oh, poverina, così nuda. Ma hai fatto fare proprio una bella Stella, la bevi, cara. Ma lasci stare, scusi. Ma prendi la freddo, una freddore. Andiamo. Oh, povera ragazza. Buonasera, Mr. Clay. Buonasera. Ciao. Cerchi di farmi riavere la giacca, possibilmente con la ragazza dentro. Ma io? Sì. Vada, la prego. Stai su. Dove vai? Quello vuoi la giacca. E io come faccio? Sai, è un uomo molto importante. Domani potrebbe diventare... Fammi vedere le gambe due, così almeno ti promuove. Stai attenta, vieni qui. E smettila di cantare, canti benissimo, ti hanno sentito tutti. Io lei la conosco. Sì, penso di sì, appoggiati a me. Vieni qui, dove vai? E quando ci arriviamo a casa? E cioè? E cioè è successo quello che volevi. Adesso sarai contenta. Franco, dici sul serio? Ti prego, non fingere di non ricordare. Ma io non ricordo assolutamente niente. Ma non può essere. E no, basta. Ti prego anzi di non parlare più di questo episodio poco piacevole.
Adesso siamo pari e l'argomento è chiuso. E questa che cos'è? Non lo sai? È la giacca di quel tipo, Max. Già. Ma perché sta qui? Se ti interessa la cronaca dei fatti, ti dirò che sei arrivata a casa nuda come un verme con quella giacca sulle spalle. E il mio vestito? È rimasto lì per terra, quando sei fuggita con quel Max. No, no, non ci posso credere. Proprio con un mio dirigente, che poi gli uomini parlano, si vantano. Metti che quello lo racconta a Hong Kong, tutta la Cina viene a sapere questa cosa. Pronto, albergo Hilton? Ma che fai? Vorrei parlare con il signor Max Cortesi. Ah, è già partito, grazie. A Hong Kong aspettano, i cinesi sono un po' nervosi. Se vuol trasmettere il messaggio, signore. Aspetti, non è facile. Mi scusi, signora, ma non posso tenere la telescrivente occupata. È un'eccezione, proprio perché lei è la moglie dell'ingegnere. Va bene, scriva. Chiedo al signor Max Cortesi. Sì. Quali sono stati i rapporti intercorsi fra lui e la signora con il vestito di perline? Che sarebbe lei? Scriva così. Vorrei sapere che cosa è successo dopo che la signora è rimasta nuda. Dove? Scriva. Scusi. Capisci cosa ha cercato di farmi credere? Eh sì, e lui che ha detto? Niente, perché prima gli ho dato uno schiaffo e poi gli ho giurato che adesso lo faccio sul serio. Mi sembra giusto. Però mi dovresti aiutare. Aiutare io? Sai, non è facile, io non conosco molti uomini. Tu ne conosci tanti, hai più esperienza. Beh, come vedi, qui un po' di uomini ci sono. Aspetta, te ne presento qualcuno. Corrado, tu conosci Marta? Salve. Buongiorno. Permetti, Ugo? E questo è Ugo. Guarda, carino. Tanto piacere. Piacere. Ah, docenti. Ti presento la mia amica. Io mi chiamo Marta. Peretti, lieto. Vieni, Gloria, scendiamo. Perché non ti piacciono? Sono tutti campioni, sai? Gloria, dimmi. Senti. Sì? Ricordati che io sono una donna sposata. Questi sono un po' troppo giovani, non mi sembrano adatti. E poi magari parlano. Oh, se è per questo parlano tutti, guarda. Comunque te ne presenterò degli altri. Fermati, devi telefonare a un amico. Ma quale amico? A uno simpatico, così usciamo tutti e quattro. Ma io sono stanco. Filippo, Marta. Piacere. Piacere. Allora vado a telefonare. Guarda, questo è l'unico che devi lasciar perdere, il mio nuovo fidanzato, Filippo. Va bene. Gli sportivi sono di figura, ma per il resto sono i meno adatti. Non mi fa piacere, sai, di tradire Franco, però è lui che mi ha messo in questa situazione. Senti, ma la prima volta che esci con un ragazzo, tu come ti comporti? Beh, guarda. Che cosa sono? Sono caramelle energetiche. E cioè? Io le avvolgo nella carta delle caramelle normali. Filippo le mangia e diventa più affettuoso. Che mascalzone. Oh, nascondile che Filippo mica se ne deve accorgere. Senti, dammi retta, vieni. Allora, lo hai trovato? Sì, forse sì. Ti dico che è una ragazza veramente carina. Una ragazza? No, per carità. No, no, non ne voglio nemmeno sentir parlare. E ho capito, è bellissima, è giovanissima, ma non mi interessa. Sono un marito fedele. E beh, non faccio di queste cose, eh. Filippo, io sto nei guai proprio per una cosa così. Ecco, bravo, dientela tutta per te, eh? Buon divertimento. Ciao. Ciao. Allora com'è andata oggi? Niente, mi sto ancora orientando. Ma è più difficile di quello che credevo, sai. Uno mi voleva sposare, un altro è fedele alla moglie. Lo sai che ci sono ancora in giro dei mariti fedeli? E questa di chi è? È di una mia amica. Anche questo basco da uomo è di una tua amica? Amore, un basco non prova niente. E la pipa chi la fuma? Ma allora non hai proprio fiducia in me. Oltretutto, sei anche avvantaggiato sugli altri mariti. Gli altri mariti hanno sempre dei dubbi. Tu sei più fortunato, dubbi non ne hai. Lo sai che lo farò. Ma lasciami fare le cose per bene e con calma. Almeno dimmi quanto dovrò aspettare. Questo non lo so. Però dovresti essere contento che io non sia dei gusti tanto facili in fatto di uomini. E non dire la parola uomini. Rossetto, fazzoletto, caramelle.
Di chi è questo numero? Non lo conosco. Pronto? Con chi parlo? Sono io che voglio sapere con chi parlo. Dica prima lei, poi le dico chi sono io. Signorina, scusi, a che nome corrisponde il 269231? Ah, in incognito. E come si fa a sapere il nome di uno che è in incognito? Ah, non si può, eh? Giuro che non lo dico a nessuno, però io. Ho capito. Chi può essere? Alberto? Alfonso? Non si chiama mica Alberto! No, perché? Allora Alfredo! No! Alessandro! No, abbi pazienza! Accidenti! Quando sarà te lo dirò! Oh, mica voglio fare le cose di nascosto! Chi ha separato i letti? Io. E perché? Perché sono arrabbiato con te. Ah no, tu non ti devi arrabbiare con me. C'è un patto fra noi, te lo ricordi? Va bene, io non mi arrabbio, ma non voglio dormire con te. Ecco. Ma guarda che un marito ha dei doveri verso l'altro coniuge. Ah sì? Io mi appello al codice civile. Bene. I coniugi hanno l'obbligo della coabitazione. Certo. E la coabitazione non significa solo stare sotto lo stesso tetto. E allora trovami l'articolo del codice civile dove si dice che io sono obbligato a fare l'amore. Ma Franco, che c'entra? Noi ci amiamo. E beh, si vede che non ci amiamo più come prima. No, ci amiamo come prima. E allora sono io che non ti amo più. Tu mi ami come prima. Senti, io vorrei dormire. Chi è? Voglio dormire solo, per piacere, vai a dormire nel tuo letto. No, io dormo qui, ne ho il diritto. Va bene. Stai pure. Uffa. Andremo mica avanti così tutta la notte. La moglie deve sempre seguire il marito. Per piacere, mi vuoi dire come devo fare per dormire solo? Non ti dovevi sposare. Abbracciami. Insomma, io voglio di dormire. E io no. Perché deve essere sempre il marito a decidere se si sta sveglio o se si dorme? E allora stiamo svegli. Ma ognuno per conto suo. Tanto si vede benissimo che mi ami. No, e non è nemmeno dignitoso. Voler dormire per forza con uno che non ti desidera. Eppure ci deve essere sul codice. Cominciamo a stabilire che fuma la pipa e gioca a tennis. Sai quanti ce ne sono di uomini che fumano la pipa e giocano a tennis? Cosa credi, che la polizia quando comincia a mettere insieme un identikit ne sappia molto di più? Eh? Dal basco intanto abbiamo anche il giro della testa e in più abbiamo un pezzo di nome e un numero di telefono. Che però è in incognito e quindi è come non averlo. Io quasi quasi riprovo a telefonare. Com'è il numero? Ah, 269391. E queste caramelle? Le ho trovate nella borsetta di Marta insieme al pacchetto. È strano, a lei non piacciono. Pronto, c'è Alberico? Ma scusi, perché si arrabbia? E vabbè, se sono sempre io vuol dire che ho sbagliato un'altra volta. Come si chiamerà? Prova a telefonare tu, domanda se c'è Alessio. Hai chiamato già 4 volte, aspettiamo domani. Buone queste caramelle, ne vuoi una? No, no. Circolo sportivo Farnesina. Senti, fai un salto al tennis, vai a vedere se Marta sta lì. E se sta con qualcuno apertimi subito. E se mi vede? Non ti devi far vedere. Scusa, sai, ma sei l'unica persona di cui mi posso fidare, vai. Va bene. Ciao. Scusami Marta, avevo proprio bisogno di stare a 4 occhi con te. Dimmi. Senti Marta, io ti dico la verità. Sai, è stato Franco a mandarmi qui. Sì? Ma tu non glielo dire, eh? Senti, dovresti confidarti un po' più spesso con me. Perché stasera non vieni a casa mia? Ma che cosa dici? Sei impazzito? Oh, scusami, ti dicevo, noi siamo stati molto amici. Tu hai sempre avuto molta fiducia in me, hai sempre avuto delle bellissime gambe. Oh, ma guarda che lo dico a Franco! Scusami, sono un po' stonato. Voi siete giovani e vedervi litigare così, che vuoi che ti dica? Che vuoi che ti dica? Ce l'hai, reggiseno. Oh, pardon. Vuoi una caramella? No. Scusami, facciamo pace. Dammi un bacio. Marta, perché mi sfuggi? Vieni qua, Marta!
È l'occasione sognata. Marta, non giocare. Sì, Ser. Tutta la vita ho cercato una donna come te. Fermati. Dove vai? Vuoi che ti conquisti? Ti conquisterò. Vai via, brutto mascalzone. Marta, sei magra, ma mi piaci lo stesso. Presa. Vai! Marta! E dove si va da questa parte? Si va sempre dritta, arriva a Piazza Venezia, a sinistra va a Tritone. Grazie. Te ne vuoi andare, sì o no? No. Se non la smetti, chiama una guardia. Chi sarà questa mano? Beh, ma perché lo domandi a me? Non sono mica un indovino. E se faccio pigliare le impronte digitali? Beh, secondo me esageri. E perché, scusa? Ma, forse l'uomo che cerchi non è mica tanto lontano. Corrisponderebbe anche alla pipa. Ma chi? L'avvocato? Non credo. E perché no? I vicini sono sempre più pericolosi. È un'idea. Potresti anche avere ragione. Quello è uno che pensa solo alle donne. Vediamo se è sua la mano. Ma Franco, che fai? Io ho detto potrebbe essere. E io te lo dico subito. Ma... eh? Senti, io vado, eh? Anche perché bisogna che qualcuno gestisca l'ufficio, no? Sì, sì. Cos'è? Ma che? Non è la stessa. Marta! Che c'è? Vieni un po' qua. Chi ti ha dato questa... di chi è questa mano? Ah, non lo so, caro. Proprio non lo so. Non lo sa. No? Eppure non è stata una carezza. Ci ha lasciato tutte e cinque le dita. Ma che vita stai facendo in questo periodo? Che gente frequenti? Ricordati che sei una signora. Pensa che non me ne sono neanche accorta. Comunque, tesoro, non ti preoccupare. Domani lo mando in tintoria e va via tutto. Buongiorno. Ah sì, grazie. Aspetti un momento. Hai 200 lire? Allora, ce l'hai o no? Ah sì, 200 lire. Vieni. Ecco, tenga. Belli, di chi sono? Ah, non lo so nemmeno io. Non è firmato. Posso leggere? Ma sì, tesoro, lo sai che non ho segreti per te. Scusi per la volgarità. Ma è quello della mano. Non lo so, Franco. E non ti interessa sapere chi è? Ma chi vuoi che sia, scusa? Sarà un ammiratore. Non mi puoi proibire d'avere un ammiratore. Chi parla? Pronto. Hai ricevuto i fiori? Sì. Puoi parlare? No, non posso. C'è mio marito in casa. Potrebbe sentire. Ci vediamo? Certo. Dove? Al solito posto. Al solito posto.
ma io ti trovo, sai. Ecco la labarda. La sciarpa è l'impermeabile. Beh, forse è meglio una cosa per volta. L'impermeabile glielo faccio trovare domani. Per oggi bastano la sciarpa e la labarda. Ma che cosa vuoi fargli credere? Ai, che lo tradisci con un lanzichenetto? Certo, dovrà far lavorare un po' la fantasia. L'importante è che si ingelosisca di qualcuno, non ti pare? Sai cosa ti dico? Che tu, facendo così, lo farai diventare matto. Pronto, c'è Alighiero? Ah, non c'è? Quando lo posso trovare? Non esiste? Ma non torna a pranzo? Va bene, se non esiste, pazienza, ma non è questo il modo di rispondere al telefono. Neanche Alighiero. Prova a chiamare tu adesso, vai. Ma scusa, aspettiamo almeno 10 minuti. Forse è Alice. Chi è? Chiudi, chiudi. Buongiorno, ingegnere. Buongiorno. Le ho portato quella cosa che mi ha chiesto. Ah, grazie, Colizzi. Gliela ridò fra qualche giorno, eh? Ma non importa, la tenga pure se vuole. Tanto ormai ho fatto l'operazione. Grazie. Che cos'è? È l'ulcera del ragionier Colizzi. Adesso la porto a casa. Spero che Marta si commuova. E questa? L'ho trovata nella macchina di Marta. E chi può essere? Ah! Chi? No, no, non è possibile. Oh, no. 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 Sì. No. Dobbiamo smettere di essere imprudenti. Che? Mio marito ha scoperto la labarda. Allora non la porto più. Dobbiamo cambiare posto. E dove ci vediamo? Vieni a casa mia. Quando? Domani? A che ora? Alla solita ora. Vieni a casa. Sono Silvio Sasselli, modello di nudo come da inserzione sul giornale. Ah sì, venga. Scusi signora, il mio torace misura 1,10, vita 79, altezza 1,75, non un filo di cellulite. Le misure sono perfette. Se la signora ha qualcosa in contrario, io tolgo l'incomodo. No, no, va benissimo, è proprio quello che cercavo. Oh là là, che rigioli maison. Io ho posato per i migliori artisti contemporanei, Gottuso, Manzù, eccetera. Prego, si accomodi. Grazie. Beve qualcosa? No, grazie. Mi scusi se guardo l'orologio, ma i miei minuti costano. Vogliamo metterci d'accordo pour la Ramadan? Scusi, non ho capito quello che diceva. Le dispiacerebbe ripetere un pochino più forte? Dicevo, vogliamo metterci d'accordo sul prezzo. Io non so, non conosco le tariffe. 5.000 lire all'ora più 500 di taxi fanno 5.500. Un'ora le basterà? Dovrebbe bastare, dipende da lei. Dipende dalle sue esigenze. Va bene, si spogli. Mm. Io intanto vado a prendere l'uva. Uva, ho capito, Bacco, è una cosa per cui sono molto richiesto. Ho qui con me tutto l'occorrente, i pampini e il lenzuolo. In un attimo sono pronto, signora. Prego. Allora, è pronto? Un secondo, j'arrive. Sono pronto, basta che mi indichi lo spirito pittorico della posa. Classico, barocco. Le dico subito che non mi presto la pittura astratta. Un'eventuale scomposizione del mio fisico mi sembrerebbe fuori luogo, data l'innata prestanza, è vero. Venga di qua. Ah, piano, la ghiaia che mi fanno male i piedi, eh? Si mette lì. Ecco così. Come Bacco, ero. Bacco. Senta, le dispiace mettersi qua? Cambiamo posto. Cambiamo. Ecco. Per me lo stesso.
Qui prende una luce più calda. Sì. Adesso non si muova più. Non mi muovo. Un'altra premessa. Nonostante il costume succinto, può atteggiarmi personalmente con mano. Sono un professionista di provata moralità. No, no. Per me va benissimo così. Se il maestro ritiene di aver sufficiente controllo, io potrei anche togliermi il lenzuolo. Scompaia, deve essere mio marito. Stiamo facendo qualcosa di male? O sì? Presto, la prego, prenda la sua roba. Ma non posiamo più. Presto, per favore, c'è mio marito. Si sbrighi. Dove vado? Di qua, esca da quella finestra. Ah, prende la sua roba. Si veste fuori, ci sentiamo domani. L'onorario. Ma non mi aveva detto che era una cosa così pericolosa. E a domenetta. Ah, mi fanno impressione queste cose con i mariti. Ah, l'armadio. Sono nervosissimo. S'accomodi. Grazie. Ma com'è successo? È successo tutto in un attimo, io non so neanche dire, non ne ho un'idea. Ma è proprio sicuro che è stato mio marito? Oh, sicurissimo. Io ho sentito uno strappo, mi sono voltato e ho visto suo marito che scappava con la mia manica in mano. Che sbadato. Mi scusi, stavo fumando la pipa, mi scusi. Permette, signora, io non so che cosa pensare. Vuole bere qualcosa? No, grazie, purtroppo devo andare, ma spero di rivederla, signora. Io non so cosa dirle, mi dispiace anche per il vestito. No, no, non si preoccupi. Oh, bene. Mi sembrava di aver messo dei guanti sul divano. Ma è proprio sicuro di averli messi lì? No, sicuro, sicuro non sono. Mi succedono cose così strane in questo periodo. Vede, suo marito mi fa delle cose di cui non riesco ad avere senso. L'altro giorno mi ha preso l'impronta della mano. Oggi mi ha strappato una manica. Dove arriverà di questo passo? Mio marito in anticipo. Dove? Presto, vada di qua. Dove devo andare? La prego, di qua. Vedi, mettiti in imbarazzo. Chissà cosa pensa. Scusi, presto, la signora, prego. No. Non sa com'è geloso. Signora, in questo periodo lei io mi compromette. L'ha visto anche lei. Non se ne rende conto. Presto, presto, esca da quella finestra. Faccia presto, si sbrighi. La finestra? È chiusa. Ciao. Com'è che sei tornato così presto oggi? Di secca? No, mi fa piacere. Io ti voglio bene. È venuto qualcuno? No. Allora hai fumato tu la pipa? Io. Pronto? No, ha sbagliato. Chi ha sbagliato? Ma scusa, come faccio a saperlo? Ma chi ha detto? Ha detto 32156? Come? Ha chiesto. È il 32156? E tu che gli hai detto? Hai sentito? Ho detto no, ha sbagliato. Che fai, resti a casa o riesci? Tu che preferisci? Io preferisco che resti. Mi fa piacere. Ti voglio bene. Purtroppo devo riuscire. Vado dal medico. Non mi sento bene. Che cosa ti senti? Niente, niente, non ti impressionare. Ti cambio la camicia e esco. Allora io vado, eh? Stai fuori molto? Non lo so, sai, dipende da come mi trova il medico. Ciao. Ciao. Vabbè. Sei tu, Roberto? Quale riunione? È proprio urgente? Va bene, aspetta un momento. La naftalina! Non riesco a trovare una camicia pulita. È per te. Ah, grazie. Pronto? No, non vengo più, ho da fare. Trovagli una scusa. No, anzi, digli la verità. Digli che ho l'ulcera. Ciao. Non ti vergogni di comportarti così? Sei veramente ridicolo. Non sono ridicolo, sono un uomo malato. E non vai più dal medico? No, anzi non mi voglio curare. Preferisco crepare, così avrai rimorso per tutta la vita. Certamente non sarà una cosa grave. Ah, non è grave? E allora ti dirò che il medico vuole che io prenda una decisione. Ma vedo che non ti importa, non mi ascolti nemmeno. Metto via i vestiti d'estate, ma ti sto ascoltando. Che cos'è quella cosa che hai in mano? È la mia ulcera. Questa macchia bianca è un'ulcera allo stomaco. Venga. Non te l'ho mai detto per non impressionarti, ma in ufficio sono già svenuto un paio di volte. Il dottore dice che si può perforare da un momento all'altro. Non so se mi spiego.
Lo dici come se fosse colpa mia. Certo che è colpa tua. Se io potessi vivere in un'atmosfera familiare più serena, più tranquilla, forse mi passerebbe. Dovresti bere molto latte. Già, perché Lucia Regoglio si cura col latte. Qui c'è stato un uomo. Forse c'è ancora, perché non cerchi meglio? Dove si è nascosto? Una volta non mi scappa. Se lo trovo, l'ammazzo. Porca miseria, prima di far operare uno d'ulcera, io dico, gli si fa almeno una radiografia. E io gli ho fatto vedere la lastra che hai portato a casa. Hanno detto che era urgente, così un'altra volta impari a dire le bugie. Sì, sì, va bene. Ma tu, eppure vincera. Hai ragione tu, Walter. La colpa è nostra, non è tua. La prossima volta staremo più attenti. Ma... dicevo, vogliamo metterci d'accordo sul prezzo? Io non so, io non conosco le tariffe. 5.000 lire all'ora, più 500 di taxi, fanno 5.500. Un'ora le basterà? Dovrebbe bastare. Dipende da lei. No, cara signora, dipende dalle sue esigenze. Va bene. Intanto si spogli. Judy. Buongiorno. Ho portato gli ingrandimenti fotografici. Ah, vediamo. Questa è l'orma del piede. Dovrebbe avere 42 di stanza. Beh, dice poco, eh? E questa, come le dicevo, è uva. Vede? Uva? Sì, sì, proprio uva. Io non capisco. Allora posso andare? Sì, sì, grazie, vada pure. Ma è un uomo nudo. A me questa faccenda dell'uva non mi è chiara. Ma scusa, c'è un uomo nudo in casa tua e tu ti preoccupi perché ha l'uva in testa. Beh, vorrei capire perché. Pronto, c'è Alceste? Ah, non c'è, eh? E Alibrando c'è? E allora mi dia il boino. È morto. Quando? Nel 500. Imbecille. Senti, Franco, io credo che abbiamo sbagliato tutto con quell'identità. Ma ragiona, pensa un momento a Marta, tu la conosci? No. Ormai non la conosco più. Ma guarda qui, scusa. Ecco, guardalo. E poi l'alabarda, l'uva. Hai sentito il nastro? Un amante a tariffa. A tariffa, mandiamo, via. Ma ti pare che Marta avrebbe scelto un mostro simile? Che vuoi dire? Voglio dire che un tipo come quello è difficile che possa circolare. È difficile che esista. Forse hai ragione tu. Vuoi vedere che mi sono spaventato per niente? Ma sì. Dai, andiamo che ora. Senti, Franco, io non me ne intendo di moglie. Però credo che una marachella la perdonino sempre. È vero, che stupidi. Ci siamo fatti suggestionare. Buongiorno signora, l'annuncia l'ingegnere? No, non fa niente, gli faccio una sorpresa, grazie. Pensa che ho sospettato perfino una guardia svizzera. Marta è una moglie come le altre. Queste cose durano il tempo che un marito ha l'abilità di farle durare, no? Ma certo, se non gli avessi dato importanza a quest'ora mi avrebbe già perdonato. E quando ne hanno perdonata una, le perdonano tutte. Addio, spaventapasseri! Un giorno di questi me lo metto io con l'impermeabile giallo. E poi mi presento a Marta. Desiderano? Vorrei una spremuta d'uva, anche per te? Sì, volentieri. Due allora. Pensare che in questi ultimi tempi l'uva mi era diventata antipatica. Spegni quella luce. Ciao. Chi è quello lì? Un amico mio. Non ti ho mai parlato di Alfio? Hai detto Alfio? Sì, perché? Ecco le spremute. No, per me caffè, l'uva non la voglio più. Se ti interessa, quello che abbiamo puntato è ultimo. Sei tu che hai detto che aveva un bello scatto. Aspetto, ho detto un bel aspetto, non scatto. Tieni un momento, scusa. Dove vai? Torno subito. Senta, lei.
fare una puntata. Sono andato ai box, credevo di aver vinto, invece è molto che aspetti. Marta. Ti devo confessare una cosa. Che cosa? Non è facile. Dimmi. Vorrei fare una doccia. Va bene, volevo farla prima io, però se vuoi andarci tu. No, vai prima tu, io fai pure con comodo. Furti, rapina. Legittima difesa, delitto d'onore. Chiunque, dai 3 ai 7 anni. Segui. È stato? Niente, niente, calma. Adesso dovrebbe farmi un altro favore. Favore? Favore? Non faccio più favore a nessuno. Ma una cosa piccolina. Ma siete matti! Ma siete sento. Matti! Matti! Matti siete! Thank you.
Pronto? Parrocchia di Sant'Ilario? Scusi l'ora, padre. Lei forse non si ricorderà di me. Sono stato battezzato nella sua parrocchia. No, dopo non ho avuto più occasione di venire. Ho bisogno di confessarmi, padre. Non posso venire di persona. Se lei ha la bontà di ascoltarmi, le dico tutto per telefono. Ah, non vale come confessione? Ma perché non deve essere possibile confessarsi per telefono, padre? Siamo nel 1966. Io allo psicanalista gli telefono. Va bene, padre. Però guardi che si perde un grosso peccato. Omicidio. Omicidio. O come Otranto. M come Milano. Ha riattaccato. Marta! Manca l'acqua! Marta! Com'è che siamo senza acqua? Saremo senza acqua per 3 giorni, tutto il quartiere. Hanno chiuso i condotti perché domani devono prosciugare il laghetto. Il laghetto? Se non avessi buttato in acqua il sacco coi copertoni, a quest'ora ero un assassino. E adesso stavi già in galera. Mi rimane sempre aperto il manicomio. Tanto Marta non rinuncia, io la conosco. Non è una moglie come le altre, per questo mi piace. Gloria, aprimi! Gloria, devo parlarti! Cosa è successo, Marta? Cosa vuoi a quest'ora? Voglio sapere con chi sei. Perché? Franco non è tornato a casa, è tutta la notte che lo cerco. Dimmi se è qui da te. Ma non è lui, te l'assicuro, è un fidanzato nuovo, un fidanzato vero. Ci sposiamo. Io poco, fatti vedere, si vergogna. Non vado via finché non vedo chi è. E come faccio? Non vuole. È carino, no? Marta può portarmi avanti anche 10 anni. Credimi, sono arrivato al punto che la cosa che più desidero è che Marta mi tradisca. Ma subito, almeno finisce quest'incontro. Hai provato a dirglielo? Certo, dice che deve trovare il tipo giusto, deve fare le cose con calma. E se non lo trova il tipo... Attento! Dove vai? Tieni indietro! Non vedi che il ponte è finito? È finito. E allora i romani come passavano dall'altra parte? Roberto, ma tu sei il tipo giusto. Ma che vuoi dire? Non sei il mio migliore amico? Beh, e allora? Potresti aiutarmi tu con Marta? Non so se ho capito. Ma certo che hai capito. Di solito gli amici del marito se la prendono da soli l'iniziativa. Marta non ci penserà nemmeno che te l'ho detto io. Ma non credo che ci riuscirei mai. Roberto, ci devi riuscire. È un grande favore che ti chiedo. Pensa che un giorno potresti averne bisogno anche tu. E va bene, lo farò. Franco! Chi è? Ma è Marta! Fingiamo di non conoscerci, ognuno per conto suo. Franco! Franco, dove vai? Aspetta! Franco, Marta! Ah! Noi ci serviamo sempre qui. Ti ci troverai benissimo. È più un albergo che una clinica. C'è anche chi viene per il relax di fine settimana. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao.
Marta, sono io, Roberto. Lascia che ti spieghi, non ti spaventare. Lo so che così a prima vista posso sembrarti ostinato dopo la volta dei tetti, ma questa volta la mia è una missione di pace. Se proprio lo devi fare, io in fondo sono il vostro miglior amico. Se accetti, ti prometto che non lo dirò a nessuno. Rimarrà un nostro meraviglioso segreto. Però non vorrei che tu mi considerassi solo un freddo paciere, perché io nel mio intimo... Spero che non ti dispiaccia, non so come dirtelo. Marta, Marta, com'è amara la vita, doverti amare così. Brutto porco traditore! Franco, ma me l'hai chiesto tu! Quando? No, il collo, no! Faccio vedere l'occhio! Marta, vi amo! Ma che succede? Litigano per una certa Marta. Per ubriaco? Non lo so quello che ho detto a Roberto. Non mi ricordo. Chissà che ha capito, ma se l'ho picchiato solo perché ha osato pensare a te. Porti via anche le pellicce. Perché servono a te? O non hai capito che questa volta vado via sul serio? Se le cose stanno così, lascia stare. Vado via io. Dici per dire o perché vuoi andartene veramente? Come vuoi tu. Tu che dici? Dico, vado via io o vai via tu? No, vado via io. Te l'ho detto. Ecco la valigia. Grazie, vado via senza. Non ti porti nemmeno un pigiama? Dove vado io non serve il pigiama. Scusa, mi fa male la testa, non c'è un tubetto di Cefamal? Ce n'è uno in bagno, non l'hai visto? Sì, ma ce n'è uno solo. E allora? Mi fa molto male, ne volevo un altro. Metti una giacca sportiva? No, preferisco un abito scuro. Tieni. Grazie. Dove vai? A un funerale? Non è il caso di prendere le cose così tragicamente. In fondo non siamo mica la prima coppia che si divide. Ciao, Marta. Ciao. Il mio treno è già partito. Si può sapere dove vai? In questo bicchiere ho sciolto 20 pastiglie di Cefamal. Mi sono avvelenato. Ah, per questo ti sei vestito così? La morte è una bella svolta nella vita di un uomo. Nemmeno la Traviata è così commovente. Ma come, io mi suicido e tu fai dell'ironia. Non avrei mai immaginato tanto cinismo. Avevamo deciso di dividerci, forse è per questo che mi fa meno impressione. E poi, se questa è stata la tua scelta... Cosa c'è? Una strana sensazione. Come si sono scorciate le giornate, già si è fatto buio. Accendi la luce, per piacere. Va bene. Ti sei tagliato? No, niente, un taglietto. Non sarà mica stata una cosa arrugginita? La ruggine è pericolosa. Potrebbe venirti un'infezione, il tetano. Il tetano? Non c'è mica un po' d'alcol? Che ti importa? Tanto ti sei suicidato. Se permetti, scelgo io il modo di morire. Era proprio un bel taglietto. Secondo me tu non credi che io mi sia avvelenato. E perché dovrei crederti? Non hai mai smesso di dire delle bugie da quando ci conosciamo. Marta, ti prego. Possono essere gli ultimi istanti.
In quel bicchiere io ho sciolto 20 pastiglie di cefamal. No, hai messo solo un Alka-Seltzer. Quando uno dice di volersi avvelenare, devi avere il coraggio di farlo. E io l'ho fatto. Io ti devo togliere il vizio di fare le commedie. Che commedie? Le pasticche di cefamal le hai buttate nella scatola dell'ovatta e le ho dovute mettere io nel bicchiere. In quale bicchiere? In quello che hai bevuto, perché io voglio che ti comporti da uomo almeno una volta, anche se deve essere lui. Ma allora, posso anche morire. Non è detto, se fai una lavanda gastrica, però subito. Pronto, clinica 3. Pronti, non risponde nessuno. Se non fai prima il numero. Ah già, 3. Perché aveva paura che me ne andassi. Figurati, gli voglio talmente bene. Comunque sta tranquilla, fra 3 giorni te lo rimando a casa come se fosse nuovo. Grazie, a presto. Ciao. Ah, Marta, sto sperimentando una nuova cura dimagrante. Rammentalo alle tue amiche. Va bene. Franco, ehi Franco! Chi è? Sono io, Gloria! Ah, ciao. Oh, non mi aspettavo proprio di trovarti qui. Io sono una BTU, ma tu come mai? Cefamal pillole. E come ti sei trovato con quelle pillole? Io malissimo, eh. Strano, sono contro i mal di testa, ne ho prese 20 e mi è venuto. Sì, eh. Lo sai, mi è andato a monte un altro fidanzamento. Indovina perché? Era sposato. E come hai fatto a indovinare? Così. Ciao, Gloria. Ah, io sono alla camera 48, vieni a trovarmi questo pomeriggio, prenderemo il tè insieme. Va bene. Ah, per piacere, vuol vedere se c'è posta giacente per me? Manco da più di 2 mesi. Il calore e la viva simpatia con cui avete accolto la mia nomina a presidente della società meritano un adeguato ringraziamento. A questa sera. Spero che lei abbia già pensato di organizzare una seratina. Non troppo noiosa, mio onore, vero? Ma certo, signor presidente. Si ricorda l'altra volta quella signora così simpatica, bionda, con un bello vestito di perline? Sì, ecco, sì. Sì, bene la inviti. E la faccia venire sola, se tiene, alla mia stima. Mi sarebbe proprio piacere di rivederla. Ma non so se la trovo. Le ho detto di trovarla, prego. Va bene, va bene. Provo subito. Pronto, clinica... Sì. L'ingegnere Finali, per favore. Scusi, lei, dove va? Devo uscire un momento. Lo sa che non si può uscire dal reparto suicidi? È urgente, devo vedere mia moglie. Vuol dire che la vedrà un altro giorno, su. Torno subito. Privata in camera sua. Non si può, eh? No, mi spiace, è proibito. Gloria! Chi è? Ah, sei tu? Mi devi aiutare a uscire di qui. Come ti pare che mi stia questo struzzo? Il nuovo presidente ha invitato Marta. Beh, che male c'è? Non la posso lasciare con quel Max. Ma non ti lasciano uscire in pigiama? Two, three, one, two. 1, 2, 3, hola! Grazie! Oh, cara, balla veramente molto bene! Ancora simpatico, un po' di presidente. Champagne, prego! Torno subito! Ancora 2, prego! Ma del fuoco! Oh, sì! Lei è slavo? Sì, sono circasso, come avete fatto a capirlo? Dalle orecchie, sono porti e taurine. Ho avuto una zia caucasica. Oh, allora avete nelle vene un sangue ardente e passionale, proprio come il mio. Può darsi. La vostra nonna era mediterranea, però. Come lo ha capito? Dalle vostre splendide gambe. La prego, non mi faccia arrossire. Oh, grazie. Ora dovrei andare, ma dopo vi rivedrei volentieri, sì. Dopo può essere tardi. Ho bisogno di affetto. Ma subito. Io ho una vera passione per la danza. So anche ballare figurato, sa? Brava! Purtroppo devo andare a fare una telefonata. Oh, prego. Ascolti, quella in nero la invita per domani sera. Eh? Quale? Quella al bar, con i capelli rossi, prego. Va bene, signor presidente. Una vodka secca, doppia per piacere. Signorina, permette una parola? Prego. Ma sbaglio o noi ci conosciamo? Non sbagli. Franco! Ma come sei alta? Stai zitto. Il presidente della società vorrebbe avere un rendezvous, capisci? E ha incaricato me. Ruffiano.
vi è stato recapitato il mio messaggio. Se avessimo tempo, questa sua ritrosia non mi dispiacerebbe. Anzi, ma domani è tardi. Pare. Intanto però balliamo insieme, vi prego. Volentieri. Cara. Voi mi piacete perché siete una bellezza senza frottoli, moderna, limpida. Sapete che somigliate molto a Ursula Andress? Trova. E avete un particolare che molte donne vi invidieranno. Il collo verginale. Da ragazza mi chiamavano il cigno. Oh, sì. Sì, forse esagerando. Ho telefonato a Franco. Sono in pensiero. In clinica non riescono a trovarlo. Infatti, è qui. Dove? Balla col presidente. Chissà se riuscirò a farle dimenticare l'altra signora. Le piace più di me. Siete diverse. Molto. Molto più di quanto lei non pensi. Mi perdona un attimo. Prego. Grazie. Non ti vergogni? No. Sei ridicolo. Stai cercando di portarmelo via? E vedrai che ci riuscirò. Va bene. Allora vinca la migliore. Bello quel boa, signore. È di struzzo. Non vorrei che si sfilassero le perline pure a lui. O cinque sì. Il dito. Max, la prego. Oh, baby, tesoro. No, 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 non, non fuggire, prego. Sia serio. Si ricordi che è un presidente. Ah, io ho tanto bisogno di affetto. Vieni qui, tesoro. Dove sei? Amore. Oddio. E adesso che vuoi? Parti perché sciupare la nostra bella serata. Guardi che io graffio, eh? Roberto, dobbiamo fare qualche cosa. Non possiamo lasciarlo così. Ma di che ti preoccupi? Ho una certa esperienza. Vedrai che se la caverà in qualche modo. Ma che dici, cretino? Vieni giù, dottorella. No. Vieni giù subito. No. Se vieni giù, amore, ti prometto che ti sposo. Mi sposi? Sì. No. Che fai? Sto cercando di difendere il tuo onore. Lo so fare da me. Tua sorella? No, mia moglie. Eh? Roberto! Alboino 269231. Ho dimenticato la borsetta. Non importa, signora, non si preoccupi. Mi dispiace. Buongiorno.
un sorriso. Quella con lo struzzo non è male. Sì. Non diamogli confidenza. Quella luce, spegni quella luce. Che tempo.